Pensare al cinema di Comencini fa pensare a molti titoli. Se uno li volesse dividere burocraticamente in film, virgolette, adulti, chiuse le virgolette, in film, virgolette, bambini, chiuse le virgolette, sarebbe costretto già a citare moltissimi titoli. Pensate, dal 1949, L'imperatore di Capri, Pane, amore e fantasia, Tutti a casa, Il commissario. Tutti a casa è il più grande film, forse l'unico film serio sull'8 settembre 1943 che sia mai stato fatto in Italia. La ragazza di Buve, La donna della domenica, L'ingorgo, La storia. Pochi titoli, molte omissioni, solo per ripercorrere questo amplissimo cammino. Parallelamente, all'interno e a fianco di questo cammino, Comencini ne ha proseguito un altro. Un cammino in cui lui si è concentrato sui bambini. Questa duplice carriera di Comencini la si vede molto bene, la si vede sin dall'inizio, sin da un film dell'immediato dopoguerra girato in una Milano distrutta, in una porta ticinese bombardata, che si chiama Bambini in città. Più ampiamente cerchiamo un momento solo di ripercorrere il cammino di Comencini fra i bambini. Si è detto di Bambini in città del 1946, nel 1948 c'è Proibito rubare, con Adolfo Celi, allora giovane sconosciuto, quasi. Un gruppo di veri scugnizi napoletani d'epoca vengono fatti lavorare da Comencini intorno a Celi, che fa il prete veneto e doppiato, che si ferma a Napoli invece che andare in missione. La mia valigia. E poi via via, film in cui i bambini hanno un ruolo determinante o collaterale, ma tuttavia sensibile. Ricorderò La finestra sul Luna Park, Incompreso, Infanzia, vocazione, prime esperienze di Giacomo Casanova Veneziano, Il Pinocchio, poi Lo scopone scientifico, in cui i bambini hanno un ruolo collaterale, ma abbastanza determinante, a fianco di Sordi e delle Mangano, Voltati Eugenio, Cercasi Gesù, Il cuore, La storia. Come forse pochi altri registi nella storia del cinema, egli è riuscito a far lavorare i bambini, spesso bambini molto piccoli, facendoceli scoprire a noi adulti e riuscendo a lavorare sui bambini con una tale capacità, con un tale tatto, con una tale sensibilità, che gli ha consentito di togliere loro ogni smanceria. I bambini di Comencini non sono mai bambini prodigio. Racconta Comencini, coi bambini bisogna essere loro complici. Ricordo che durante una scena di Incompreso dovevo rappresentare il disappunto del piccolo Milo per il fatto che Andrea, andando in città per comprare un regalo per il compleanno del padre, non intendeva portarlo con sé. Usai un inganno. Dissi ad Andrea, il più grande: ora, quando dico azione, tu sali sulla bicicletta e te ne vai. Ma bada che Milo, convinto di venire anche lui con te, vorrà salire sul portabagagli. Fai in modo che non ci riesca. E dissi a Milo, che naturalmente non aveva sentito quella mia prima dichiarazione: quando Andrea salta in bicicletta e se ne va, tu, svelto, salta sul portabagagli. Ma fai in fretta, che altrimenti se ne va da solo. Poi dissi motore e tutto si svolse come previsto. 5.005, 5.006, 5.007, 5.008! Bastano? Sì, credo di sì. L'importante è avere una bella idea, bellissima. Il prezzo non mi importa. Beh, dimmi in bocca al lupo e ciao, Milo. Beh, che ti prendi? Ma egli ha fatto veramente, e ne parleremo meglio dopo,
ha fatto veramente una sorta di lungo percorso nell'animo dei bambini, facendoceli riscoprire e lavorando sui bambini perché gli adulti capissero. Di la verità, vuoi scappare anche te, eh? Caro Pinocchio, anche se si volesse non si potrebbe. Io non so notare e tu non sei più di legno. Andiamo, andiamo. Mi ha detto il tonno che ci accompagna lui fino all'arrivo. Shh, parla piano che si sveglia il pesce cane. E allora va, vattene. Ma un giorno te ne pentirai. Capirai che a gente come noi la vita non riserva nulla di buono. Sai che sono vecchio. Io sto bene qui. Tu vai, vai. Senza di te non me ne vo. Potremmo dire questo, che l'interesse di Comencini per i bambini e per lavorare con i bambini e sui bambini c'è sempre stato. Ma c'è nella sua carriera una sorta di spartiacque, che è un'inchiesta del 1970 sui bambini. Da quell'inchiesta che gli condusse in Italia più di 21 anni fa, dal sud al nord, lavorando su dei bambini veri, su dei bambini da inchiesta, non su dei bambini in qualche modo che dovevano diventare romanzeschi, da quell'inchiesta egli trasse una serie di indicazioni molto profonde. Egli cominciò ad analizzare i bambini come un mondo veramente a parte, come una sorta di grande isola da scoprire, in cui c'erano i germi di ciò che sarebbero stati gli adulti, ma c'erano i germi già di una società autonoma. Quanti siete in famiglia? 11. Con papà e mamma o solo 11 figli? 11 figli, mio padre è una sola. Non c'è? Dov'è? È morto. È morto? Allo. In quella sociologia dei bambini, per usare un'espressione pomposa, rappresenta la chiave di tutto il Comencini che è venuto dopo. Quello è per i conigli. Cosa fa troppo buono? Aguilino, porta dentro le cassette, le dobbiamo chiuse. Sì, su. Aguilino, guarda la spiata, le dobbiamo chiuse. Ecco, su a servì. E chi è quello, tuo padre? No, l'immortacci sua. Nel 1990 Comencini, pensando forse di non dover più lavorare con film sui bambini, decise di fare, come dire, una specie di riflessione su se stesso, di antologia di se stesso, e fece un programma per la televisione molto bello che si chiama Tutti i bambini di Comencini, in cui lui recuperò i bambini di allora sul set di allora e li recuperò adesso, mettendogli al confronto adulti con il loro magico passato di bambini di un cinema che non esisteva più. Mi chiedono talvolta se, potendo rifare uno dei miei film, ne cambierei l'interprete. Rispondo, invariabilmente, che no, non lo cambierei. Non dico questo in quanto non sia possibile trovare un interprete migliore. Lo dico perché un bambino non è mai un interprete che si può sfilare da un'opera, sostituendolo con un altro, senza che l'opera cada in pezzi. I bambini non lo sanno, almeno i miei. Non sanno di essere con la loro presenza i veri autori del film al quale hanno dato non solo un lavoro di recitazione come da copione, ma una presenza totalizzante. Loro in quanto tali, con la loro presenza, i loro difetti, le loro qualità, le loro virtù, tutto insomma. Ho detto una volta che fare un film con un bambino è fare un film su quel bambino. Lui, oggetto e soggetto del film. Ecco perché non ha senso dire se rifarei o no un film con quel bambino. Potrei fare con un altro bambino un'altra cosa. Allora, arriviamo finalmente a questo recentissimo Marcellino Pane e Vino, che, recuperando un mito del cinema familiare, di successo, postbellico dagli anni 50, sembra volere in sé recuperare anche tutta la carriera di Comencini, che proprio da quel momento, da quel periodo, da pochi anni prima, ha cominciato a svolgersi in maniera così ricca e così piena di invenzioni. Sapete chi è questo bambino? Lo riconoscete?
è Pablito Calvo, il memorabile interprete del film Marcellino Pane e Vino, realizzato nel 1955. Andiamo, Manuel. Pablito allora aveva 6 anni, oggi si avvicina alla cinquantina. La sua aria scanzonata e vivace procurò al film un enorme successo. Come canta la campana, se la suoni tu contro dindon. Dindon. Ed ecco qui il nuovo Marcellino. Si chiama Nicolò Paolucci, vive a Perugia e ha 8 anni. È stato scelto dal regista Comencini dopo innumerevoli provini fatti in tutta Italia. Come ti hanno individuato, trovato per fare questo film? La mamma mi ha portato a un provino con un mio amico che si chiama Francesco. Il provino si faceva a Perugia? Sì, un primo provino che mi facevano delle domande. Che domande ti facevano? Se mi piaceva essere un uomo. Se ti piaceva essere un uomo? Sì. Ah. E tu cosa hai risposto? Che volevi essere un gatto? No, un uomo, sempre. E poi che altro ti hanno chiesto? Niente, boh, solo questa domanda, poi non mi ricordo. È bastato poco, insomma. Sì. Nicolò è stato scelto con una selezione a cui hanno partecipato 6.000 bambini di tutta Italia. Gesù, fai qualcosa! Fai piovere! Magari un bel temporale, oppure portami con te dalla mia mamma. Comencini una volta ha dichiarato: quando devo scegliere un bambino per fare un film, organizzo raduni, vado nelle scuole, dovunque ci siano tanti bambini da vedere. Filmo rapidamente oggi con il videotape quelli che mi colpiscono e da questi faccio poi un provino su pellicola che generalmente consiste nel far fare al bambino una scena del copione come la vede lui. Poi mi hanno buttato per terra e dalla paura sono salito sull'albero. Come ho fatto? Non lo sapevo nemmeno. Questo io. Provino non è per capire se un bambino è un bravo attore, ma piuttosto se ha fantasia. Infatti, quello che io chiedo ai miei piccoli attori non è di recitare, ma di essere interpreti del film nel vero senso della parola. Manuel, ti chiama la tua mamma? Chi è Manuel? È un amico immaginario di Marcellino. Un amico come? Immaginario. Dove è che non c'è, ma che lui c'è. Oh Signore, l'azione del dono celeste prenda possesso delle nostre anime e dei nostri corpi, perché prevalga sempre in noi il suo influsso e non il nostro sentimento. Per il nostro... vivere la vita pasquale importa. Vivere ed esercitare le virtù teologali. Sono contento, ci dice Comencini, che alla fine io abbia trovato il bambino giusto proprio a Perugia, a 20 chilometri da Assisi. Il mio film non ha pretese geografiche esatte, ma idealmente l'ho sempre immaginato all'ombra di San Francesco. Gli esterni del film sono stati girati in Val Nerina, una zona dell'Umbria non ancora deturpata, e dove Paola Comencini, scenografa del film, ha trovato un'abbazia del 1100 praticamente intatta. Oltre che in Val Nerina, le riprese sono state realizzate a Tolfa e nel Bosco di Manziana. Al film, oltre a Nicolò Paolucci, partecipano Ida Di Benedetto, Sergio Bustrich, Bernard Pierre Donadieu, Fernando Fernan Gomez, Alberto Cracco. Direttore della fotografia è Franco Di Giacomo, che già ha fatto con Comencini La storia e Un ragazzo di Calabria. I costumi sono di Carolina Ferrara, le musiche di Fiorenzo Carpi e ha curato l'edizione Sergio Buzzi. Al film ha partecipato pure una bambola. Chi vuole questo bel bambino? Chi lo vuole? È la controfigura di Marcellino Neonato. 15-2 primo.
lo vuole? Chi vuole questo bel bambino? Chi vuole questo bambino? Chi lo vuole? Chi vuole? E questo è il vero Leonardo. Una mattina come tante altre mattine, il padre portinaio fece una scoperta sorprendente. Un maschietto. È un maschietto. Là, là. E questo sono io. Si chiama Claudia Desideri. È una bambina di 3 mesi che fa il maschio e che si è rivelata essere un attore prodigioso. Signori muratori, un momento per favore. Guarda a destra e a sinistra, sorride, insomma fa tutto quello che le viene richiesto. Non piange mai, sembra un bambino finto. Guarda, un bambinello si muove. Oh Dio, vieni a salvarmi. Vieni a salvarmi. Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era il principio. Il film, prodotto dalla Production Group e da Rai 2, è stato realizzato in giugno, luglio ed agosto dell'anno scorso. Unico vero nemico, il caldo. Ma Marcellino non si stancava mai. È buona quell'acqua? È fresca? Sì, è fresca. Sei un po' stanco di girare? Sei faticato? No. C'è stata qualche scena che è stata particolarmente faticosa perché c'era, non so, la pioggia, il vento? Sì, la pioggia. Sotto la pioggia hai dovuto girare? Sì. Era pioggia vera o pioggia artificiale? Pioggia artificiale. Ma era fredda comunque? Sì, molto. Non avevi paura di prendere raffreddori? No, perché dopo alla fine anche se la dovevano rifare mi asciugavano tutto. Si occupavano tutti di te? Aiutami tu a trovare il convento. Chi è Marcellino? Un bambino bravo, furbo, agile, spiritoso. Sono così? No, neanche scherza molto. Una volta mi ricordo che ho fatto io da Marcellino uno scherzo ai frati, che dovevo legargli il cordone e quando loro si muovevano cascavano tutti. Siete mai stati bambini voi? E allora bisogna prenderla con filosofia. Andate con Dio. Altro che impestinente! All'inizio non dovevano cadere, dopo in una scena sono caduti e Comencini gli è piaciuta e allora abbiamo fatto così. 2 fa 4 4 e 4 8 8 e 8. Il nuovo film ricalca più o meno nelle grandi linee il suo predecessore. E ma c'è un grande cambiamento, è il bambino, Nicolò, più grande di 2 anni, ha una vita interiore che molto più tormentata dell'innocente Pablito. Quello che si è fatto mettere in croce come Gesù. E come si chiama? Andrea. Il suo sorriso è sempre velato di malinconia. Basta così per oggi. Ma perché Dio l'ha permesso? Cosa? Di crocifiggere suo figlio. Senti, i frati durante tutto il film sono molto carini, molto affettuosi con te, ma erano così anche veramente? Sì. Tutti?
Sì. Non c'è mai stato nessuno che è stato un pochino magari più, che ti ha rimproverato? Che no. Senti, tutti i nomi dei frati che c'erano lì, fra Pappina e tutti quei nomi così, è stato difficile ricordarli? No, io ancora me li ricordo tutti. Il più divertente dei frati qual era? Fra Giocondo. Fra Giocondo? Sì. Infatti si chiama Giocondo, perché cosa faceva per essere divertente? Giocava. Poi la cosa che mi attraeva di più di lui era anche che faceva prestigiatore. Ah, faceva il prestigiatore? Sì. E ti ha fatto dei trucchi, degli scherzi? Nel film, che è di coproduzione, ci sono attori italiani, francesi e spagnoli, e ognuno recita nella propria lingua. Nous croyons que l'enfant se sent bien avec nous, mais il n'est pas heureux parce que sans sa mère, un enfant ne peut pas être heureux. Il n'est pas fait pour vivre ici au monastère. Non lo so, elle sempre me disait, eres como una madre para mí. Oui, comme une maman et non ma maman. Sì, ma io le voglio bene come una mamma. Nicolò parla in italiano ora con l'uno ora con l'altro e se la cava sempre benissimo. Perché hanno crocifisso Gesù? Come hai fatto, Nicolò? Mentre facevano fare una scena, io sapevo che dopo lui diceva questi versi che ben dicevano loro, per me erano versi, ma per loro erano parole, e io sapevo che dopo quella specie di verso dovevo parlare io. Ya sabes que Fray Papilla te quiere mucho, pero si se enfada. Andate con ojo, eh? Así que vuelve inmediatamente a la cama. Non posso, sí. Non voglio, sono Marcellino Panepino! Pero che dices? Pero che dices? È un segreto tra me e Gesù. Loro, loro sono dei soldati del Conte! Nella nuova sceneggiatura riscritta da Comencini e da Ennio De Concini ci sono anche altre novità, per esempio un conte con relativa contessa che vogliono adottare Marcellino e si trovano in lotta con i frati che non vogliono cedere il bambino. Ma chi sono? Speriamo bene. Quando li vedo ho sempre paura. Ecco il signor con nuovo contino. Buongiorno, mio signor padre. Buongiorno. Trova se la me. Marcellino, tu quando tu guardi Luca, quando lo saluti e tutto, paralizzato dalla visione di lei, tu non ti aspettavi che fosse lei, pensavi fosse l'altro. Tattuo. Ciao. 52, 4, A, terzo. Ecco il nuovo contino. Guardi, bacia la mano per portare. Buongiorno, signor padre. Buongiorno. Guardi, se la mano tra due è il mio. No, quella non è mia madre. Su, non fare così. Guarda, ti faccio paura. Non sono mica cattiva. No, no, questo non mi piace. Nicolò. Siamo molto eleganti quest'oggi, eh? Come mai Marcellino è passato da un abito povero a un abito ricco? Perché è una storia tutta particolare, che un conte mi voleva prendere. Credeva che io fossi suo figlio, io credo che lui fosse mio padre. Invece non era tuo padre? No. E tu come reagisci a questo conte che crede che tu sia suo figlio? Lui, io lo ammiro, mi piace com'è, ma sempre mi un po' mi impaurisce. Cosa desideri, cosa posso fare per te che non hai mai fatto e che vorresti fare? Vorrei andare a cavallo. Tutto qui, a cavallo? Sì,
Il bambino ha vissuto una vita semplice in questo povero convento. Non conosce i piaceri del mondo. Sì, sì, li conoscerà. Senti, ma tu ad esempio ti senti più a tuo agio vestito così, con questo bel vestito rosso, oppure con il saio, quello dei frati? Con il saio. Perché? Perché mi piace di più stare su una chiesa con i vestiti da frate, queste cose così. Mi piace di più essere così. Essere un fraticello. Ricordati, figliolo, che i ricchi si distinguono per quello che mangiano. Il ricco ha solo carne. Il povero ha due foglie bollite. Il ricco è grasso, morbizzo, e il povero è pallido, magro. Vuoi essere povero, tu? Io voglio fare il frate. Ma tu, Niccolò, non tu, Marcellino, vorresti diventare frate? Penseresti casomai di poter un giorno diventare un fraticello? Forse sì, forse no. Forse sì, forse no. Da cosa dipende il sì e da cosa dipende il no? Non saprei, secondo me però così. Vieni, vieni, adesso facciamo una cosa. T'ho visto, gli altri ci hanno provato, ma solo tu sei riuscita a salire sull'albero della cuccagna. Come hai fatto? Non lo sai nemmeno tu? Allora forse è un miracolo. No, non lo dirò a nessuno, Manuel. Con Manuel? Ah, con Manuel. È un tuo amico? Sì. E parla anche lui con te? Naturale. E gioca anche a palla, Manuel? Certo, però non è bravo come me. Manuel, ti chiama la tua mamma. Dopo ci ritorni a giocare con me? Tu in questo film ho sentito che spesso nomini Manuel, Manuel. E chi è questo personaggio che non si vede mai? Non è vero che non si vede mai, si è venuto ma voi non c'eravate. È un bambino, un acrobata. Dal cielo! Che rapporto hai avuto con lui? Ah, quello mi sono trovato bene. Ti sei trovato bene? Sì. Non avevi paura che ti rubasse la scena, che diventasse un po' il protagonista lui? No. Molto simpatico. E anche un acrobata, no? Sì. E tu avresti voluto fare le acrobazie che fa anche lui? No, soffro molto di vertigini. Guarda, quello è Manuel! Manuel! Io ho visto, guardando il film, che c'è una scena nella quale c'è un cervo morto. Ti ha fatto impressione quello? No, perché tanto sapevo che non era morto. Ah, non era morto il cervo? Gliel'avevano iniettato sul cervo, naturalmente, un liquido che lo faceva addormentare. Ah, perciò praticamente era una morte apparente. Poi gli hanno truccato una ferita, gli hanno dipinto. Ah, era un cervo finto morto, diciamo. Senti, ma tu quando hai dovuto girare quella scena molto difficile, credo, che offri il pane e il vino al crocifisso? No, non era tanto difficile. Non era difficile? Ma ti sei sentito un po' emozionato dal fatto di avere questo rapporto con il Cristo? Sì. E a cosa pensavi in quel momento? Cose mie, non pensavo, veramente pensavo che dovevo fare bene questa scena, perché sennò non si poteva più fare niente. Guarda cosa ti ho portato, il pane fresco, non te lo aspettavi, eh? Ma tu pensi che questo film sia un po' un episodio una volta per tutte nella tua vita, o pensi nel futuro di fare l'attore? Io penso che sarà un episodio nella mia vita. Perché non ti piacerebbe fare l'attore, oppure perché... Ma io voglio fare il paleontologo da grande. Vuoi fare il paleontologo? Sì. Quello che... la paleontologia, perché mi piace molto la preistoria, mi attira.
E come mai è una cosa abbastanza insolita per un bambino? Come mai questa scelta così speciale? Come ti ho detto, perché leggevo tanti libri dei dinosauri, come si sapeva. Allora dico, questi che l'hanno scritto sono stati bravi, hanno chiesto a questo specie di lavoro che si chiama paleontologo. Una delle maggiori soddisfazioni di Comencini è quella di poter dire che nessun bambino che abbia fatto un film con lui ha poi fatto l'attore. E questo non per una disistima verso gli attori, ma perché è una scelta che deve essere compiuta da adulti. Nulla di ciò che il bambino ha imparato a fare da piccolo potrà servirgli da attore adulto. E se adesso si dicessero, abbiamo fatto tutto Marcellino, però lo vogliamo rifare ma con un altro bambino, come reagiresti? Bene, perché tanto. Perché tanto? Io l'ho fatto, ho fatto quello prima di Marcellino con me e adesso tocca un altro bambino. Tocca un altro bambino. Allora se fra un po' di anni si rifarà un terzo Marcellino ti andrà bene. Sì. Mancano pochi giorni alla fine della lavorazione del film, perciò se vuoi puoi fare una specie di bilancio, sì, riassunto. Che cosa potresti dire di questa esperienza di fare il giovane attore, il piccolo attore in un ruolo così importante? È molto bella, molto bella, non difficile per me come un gioco. Non difficile? Pensavi che fosse più difficile? Sì. All'inizio sì, ma adesso no. Allora bisogna soltanto aspettare di andare insieme a vedere il film alla prima sera con tutto il pubblico? Sì. Hai un po' paura di quella specie di esame? No. Sei molto tranquillo? Sì. Che se è venuto male sono contento di rifarlo.